Ciao a tutti, ragazzi e ragazze, comunque, io sono Alessandro e hai soprannominato Donald Tilani. Sì, soprannominato Donald Tilani. Comunque, il video e gli ha diretta questo Nilo Rorio e questa diretta si dà e ispirata al tema di Halloween che ci si avvicina anche se no, ma ci si avvicina. Hai anche perché ho scelto Halloween perché molta gente dice Halloween non è una festa proprio italiana, estera. Sì, ha ragione questa gente, ma allora se la gente ragiona così ci sono un paio di cose che non sono italiane, come gli zombie che sono di Haiti, come i vampiri che vengono con le credenze dal nord, poi tutti i fumetti Marvel e DC sono americani e questa gente qui. Se dice di no a queste cose, deve dire di no alla globalizzazione e deve rendersi solo roba italiana e basta, perché l'italiano è meglio. Comunque, allora, Halloween. In genere dobbiamo dire che questa è una festività, è una festività che non è fin dall'inizio chiamata così, ma è chiamata Samhain e Samhain perché la traduzione è anche questa è anche questa. E praticamente un giorno i Celti, il popolo celtico, conquistò Erin, una città dell'Irlanda, e infatti lì portarono le loro proprie credenze. Perché Samhain non è irlandese, ma è celtica come festa. E perché si festeggiava la fine dell'estate in questa festa, perché infatti Samhain voleva dire infatti fine dell'estate. Ok, e quindi così. Ma che successe? Nell'Ottocento, con la grande carestia che colpì l'Irlanda, che il gran parte dei popolani irlandesi decisero di immigrare verso dove? Verso l'America. Perché l'America? Perché l'America grande, terra di possibilità, di libertà e così via. Gli indiani trullala. E comunque, che successe?
Quando emigrarono verso gli Stati Uniti, i casi irlandesi portarono la loro cultura, anche quella acquisita, anche quella un po' di questo sanguin, che piacque tantissimo all'America. E possiamo vedere che la cosa è durata sino ad oggi, ma andando con ordine, possiamo dire che questa festa chiamata era in Germania, in Inghilterra e anche in Italia, sì. Era chiamata ogni santi, perché Samin era uguale a dire Ola Losil, Ola Losil, che era uguale a dire la festa degli spiriti santi. E quindi così, e da noi divenne ogni santi, praticamente due parole attaccate fra di loro, ma anche la Germania, l'Inghilterra soprattutto, festeggiava ancora prima la festa d'ogni santi, la festa di Halloween. La festeggiava molto prima che la Germania o l'Italia usassero gli occhi su questa festività. E nell'840 invece Papa Gregorio IV disse, sì, però la festa d'ogni santi. Però la festa d'ogni santi che è la Samhain è quel che diverrà Halloween, che è Halloween, non si sa. Comunque, la festa di Samhain facciamola divenire ogni santi, perché la traduzione è così, giusto? Ed è religiosa, sì, è religiosa. Quindi nacque così la festa di ogni santi, che è praticata anche in Germania, in Inghilterra, e che poi diventerà Halloween. Ma già quando diventerà Halloween sarà una cosa molto più commerciale. Ed ecco qui tutti i vantimoni che dicono Halloween è tutto commerciale. Eh sì, ragazzi, disca vedere le streghette, eh? E allora tutto relativo, Caperoni. Comunque, ma io non lo so, ragazzi, è vero, tutto il contrario di tutto, ma comunque. Questa cosa, Samin, era fatta con uno spirito di scambio e non uno spirito commerciale, sin dall'inizio. Era fatta con spirito di scambio, dolcetto o scherzetto. Mi dai un dolcetto se io
ti faccio uno scherzetto, non hai lo scherzetto, io mi dai un dolcetto. Una roba giovanile, quindi non era i ragazzi, i ragazzi l'hanno la sottile Halloween, brutto, è worse, è Grinch, ok, sì, va bene, Halloween, le discoteche con le streghe che sono i ragazzi e gli adulti, comunque, ciao, grazie a tutti, io sono Alfonso Marche, e vedete se volete condividere questa storiella, che ci sarà una seconda parte, molto breve. Grazie della visione o della non visione. Grazie mille. Ciao.